Ti adoriamo, Gesù, Figlio di Dio, presente in quest'ostia. Ti adoriamo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ti adoriamo con tutti quelli che in questo momento ti adorano, in tutte le parti della terra, dove tu sei esposto, dove tu sei oggetto di adorazione, di amore, di contemplazione da parte delle persone che tu hai scelto alla tua sequela. Ti adoriamo, Signore, e uniamo i nostri palpiti di amore ai palpiti di milioni di persone, e ti riporgiamo, Signore, come sacrificio perenne a te gradito. Sia lodato e ringraziato ogni momento. O Gesù, noi ci facciamo partecipi di tutti i dolori, di tutte le angustie del mondo sofferente, di tutte le preghiere che in questo momento tutte queste persone ti rivolgono. Noi facciamo coro con tutto questo mondo sofferente che gridi a te, e ti diciamo: sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore Gesù, noi sentiamo l'urlo delle bestemmie che in tutte le parti del mondo si innalzano al cielo. O benedetto Padre del cielo, tu non ti adiri. Se tu ti adirassi, noi saremmo subissati. Tu rispondi con amore agli insulti che ti fanno da tutte le parti del mondo. Continua a fare sorgere il sole, continua a darci l'aria, a darci i frutti della terra con grande amore. Tu accetti, o Padre del cielo, la nostra stoltezza, come sei grande nell'amore, come sei meraviglioso nell'amore, come tu ci insegni, insegna a noi che quando riceviamo uno sgarbo subito ci adontiamo e vogliamo la vendetta, la morte di colui che ci ha insultato. Tu vuoi la vita di coloro che ti insultano, di coloro che ti bestemmiano. Tu rispondi con un sorriso agli insulti, rispondi con amore all'insulto, rispondi con umiltà all'insulto, e sei così maestro di vita per noi. E noi ti ringraziamo, Signore, ma ci uniamo, o Signore, a tutti quelli che intercedono contro tutte le bestemmie che si rivolgono a te, a tutte le persone che gridano a te, perché la tua ira non venga così scossa, e perché tu usi misericordia e perdono a tutto il genere umano. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore, attorno all'altare io vedo fiori bianchi, segno dell'amore e della purezza. Vedo i fiori gialli, il segno della pace, e se vedo fiori rossi, segno dell'amore ardente che è dentro i nostri cuori. O Signore, conservaci nella fede, nella speranza e nell'amore. Concedi al tuo popolo i frutti dello Spirito, che sono l'amore, la gioia e la pace. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Ecco, adesso quasi tutti sono ai loro posti. Iniziamo la nostra adorazione di Gesù. Ecco, gli occhi fissi su di Lui, fratelli e sorelle, per un momento. Lui è tutto, Lui è tutto. Come si dice in Siracide 43, Lui è tutto. Lodatelo, ringraziatelo. Non cessate mai di lodarlo e di benedirlo. Qualunque lode voi fate verso di Lui è sempre poca cosa. Non cessate
di lodarlo, di benedirlo per le opere meravigliose che ha fatto. Lui è tutto. Oh Gesù, tu sei tutto. In te il Padre ha creato l'universo e in te lo mantiene a vita. Tu sei tutto. Nell'ordine della creazione, nell'ordine creato, tu sei tutto, perché tutto va perno in te. In nibis omnia costa, come dice la scrittura, in lui tutto l'universo ha consistenza. Ti lodiamo Gesù, perché sei al centro della nostra salvezza. Tu sei tutto per noi. Il Padre ha posto per noi in te la nostra salvezza. Tu sei tutto. Senza di te nessuno può essere salvo. Senza di te, oh Gesù, tutto crolla. Il mondo della grande alleanza, il mondo dell'alleanza con Dio, tutto crolla, perché tu sei l'alleanza nostra con il Padre. E noi ti adoriamo, Gesù, in questo momento. Tu al centro dell'universo, tu al centro della redenzione, al centro dell'incarnazione, al centro del mistero della salvezza. O Dio uno e trino, Gesù, che sei qui in mezzo a noi, noi ti adoriamo nella tua umanità e nella tua divinità. E ci prostriamo davanti a te e gridiamo: sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oh Gesù, noi ti diciamo con semplicità che crediamo in te e non crediamo in nulla al di fuori di te. Tu sei la verità. Tu sei la verità e tu rendi vere tutte le cose. Chi respinge te verità cade nella menzogna, nell'errore. È in te che sono vere tutte le cose, perché tu sei la verità. Oh Gesù, tu sei l'amore. Tu sei l'amore del Padre, l'amore visibile del Padre. Il Padre si è visibilizzato in te e lo Spirito si è visibilizzato in te. Ecco, in quest'ostia sei il segno dell'amore. In quest'ostia noi vediamo te, non vediamo il Padre, non vediamo lo Spirito, ma vediamo te Gesù sotto le vesti del pane. Ma tu sei il Dio Verbo incarnato e noi ti adoriamo, ti benediciamo e ti glorifichiamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oh Gesù, tu sei la nostra speranza. Sei la nostra speranza. Chi si aggrappa a te sarà salvo. Chi non si aggrappa a te è perduto definitivamente. Perché il Padre ha posto in te la nostra salvezza. Fuori di te non c'è speranza di salvezza per gli uomini. Tutti per vie palesi o nascoste debbono giungere a te, e tu devi giungere a tutti, perché tutti possono essere salvi. Tu sei la speranza del mondo. Fuori di te il mondo è disperato, tutto l'universo è disperato, perché tu sei la speranza del mondo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oh Gesù, tu sei la vita. La vita ce n'è una, quella del Padre. Fuori del Padre non c'è vita. C'è esistenza, ma non vita. Ma il Padre ha dato la vita a te per generazione, ab eterno. E quella stessa vita tu hai comunicata a noi, perché noi viviamo per te e per il Padre. Tu sei la vita, fuori di te non c'è la vita.
Oh Gesù, noi vogliamo vivere e vivere in eterno. Questo è importante, oh Gesù. Anche che il nostro corpo va in frantumi, anche che tutto qui va a rovescio, tu sei la vita e noi in te siamo i viventi. E per questo che ti lodiamo e ti ringraziamo, noi viventi di te, noi che ci avvinghiamo a te perché vogliamo vivere e ti crediamo, sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non vedrà la morte in eterno. Chi crede in me vive in me ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Grazie, Signore Gesù, perché tu sei la vita nel tempo e la vita nell'eternità. Alleluia. Sgombrate, sgombrate il cuore, perché il mio spirito penetri in voi. Sgombrate la mente, ogni gabbia, perché io voglio entrare. Sgombrate il cuore e la mente, sgombrate i sensi, i vostri occhi, le vostre orecchie e la vostra bocca. Io voglio entrare, sono lo Spirito di Dio. Ricevetemi e vivrete, perché io sono Spirito di vita. Yalara nascere antorogo, noluruana manu anureluro. Paramara wana shera nasira batu. Kiriana girarani amana shere. Shamala rayani anikerama. Fatevi piccoli, perché riceviate la luce del mio spirito. Fatevi umili e poveri, per ricevere il mio spirito. Io li mi manascerò anche tutti in Yaru, caranamascerò. Purificatevi, purificatevi, perché il mio spirito non abita in un cuore impuro, in un corpo dedito al peccato. Purificatevi, liberatevi dalle vostre iniquità, perché lo Spirito non coabita con il peccato e l'iniquità, perché Spirito Santo, io loro lascio come tu casturano, ma caruna sciuta sta. O Signore, tu vuoi darci il tuo spirito, manda il tuo spirito e saranno vivificati e cambierà il volto della terra, è detto nelle scritture. Manda il tuo spirito e saranno vivificati. Ecco i tuoi morti gridano, darci il tuo spirito e noi vivremo. Ecco i tuoi malati gridano, dacci il tuo spirito e noi ci alzeremo. Oh Gesù, donaci il tuo spirito perché possiamo rialzarci dai nostri peccati, perché possiamo rialzarci da terra dove noi giaciamo. Dacci il tuo spirito perché noi possiamo vivere della tua vita. Dacci il tuo spirito, Signore, questa mattina. Grazie, Signore. Dobbiamo desiderare lo Spirito con ardore. Noi lo abbiamo contristato, come dice la Scrittura. Non vogliate contristare lo Spirito Santo che in voi.
O Spirito di Dio, o Spirito di Gesù, tu ti contristi quando vedi il peccato dentro di noi, quando vedi che noi ci allontaniamo da te, quando facciamo coabitare con te i difetti, i sentimenti, non di amore, non di pace, non di gioia, ma sentimenti contrari, che non sono i sentimenti di Gesù che deve vivere in noi, e tu ti contristi, o Spirito Santo, ed è la voce che grida: non vogliate contristare lo Spirito Santo di Dio che è dentro di voi. Signore Gesù, tante volte noi lasciamo spegnere lo Spirito. Non spegnete lo Spirito, abbiamo il potere di spegnere lo Spirito, non soltanto di contristarlo, ma di spegnerlo in noi. Non è che possiamo uccidere la persona dello Spirito, ma possiamo noi uccidere gli effetti della sua presenza in noi, possiamo noi liberarci dalla sua presenza e dare posto a un altro. Oh Signore Gesù, tu vuoi che nessuno di noi lasci lo Spirito per dare posto a un altro Spirito. Tu vuoi, Signore Gesù, che nessuno contristi il tuo Spirito, dando luogo a sentimenti ostili allo Spirito, facendo allignare i frutti della carne al luogo dei frutti dello Spirito. O Spirito Santo, ti chiediamo perdono se ti abbiamo tante volte eliminato, se tante volte ti abbiamo contristato, e con te chiediamo perdono a Gesù che ci dà continuamente il suo Santo Spirito. Signore, noi adesso vogliamo difendere la presenza del tuo Spirito dentro di noi. Lo vogliamo difendere dal maligno che tenta di sottrarci alla luce e alla forza dello Spirito. Signore Gesù, vogliamo combattere con te, perché le forze del male, le forze del peccato, le forze dell'impurità, le forze del maligno non ci sovrastino, in modo che possiamo conservare il tuo Spirito dentro di noi. Corina. Alziamo le mani a Gesù liberatore. Siano sconfitte le forze dello spirito cattivo. Spiriti di prostituzione, andate fuori. Spiriti di odio e di rancore, andate fuori. Spiriti di invidia e di gelosia, andate fuori. Spiriti di fornicazione, andate fuori. Spiriti di alleanza, andate fuori. Spiriti di magia, spiriti cattivi, andate fuori. Voi tutti spiriti del male, andate fuori. Abbiamo Gesù qui in mezzo a noi, Egli è la nostra fortezza, la nostra gioia. Mani alzate!
angeli della purificazione, venite ed eliminate da questo luogo ogni iniquità. Angeli purificatori, venite, spazzate voi da questo luogo tutto ciò che è immondo. Qui abita Cristo, qui abita lo Spirito, qui abitiamo noi, figli di Dio. Yalamasharaya, cantimo ora cantano, Norikima la Yantikano, Sharaminta Yala Karayayana. Oh Gesù, tu sei il più forte, oh Gesù, tu sei il più forte, strappa da noi tutto ciò che il nemico ha rapito o tiene legato. Tu sei il più forte, purifica la tua casa, purifica questa abitazione, purifica ciascuno di noi, perché la tua parola possa regnare dentro di noi. Porta la libertà ai tuoi figli, libera i prigionieri, scatenaci. Purificaci. Yali taranga lahana mayan nara manasha astara ganashirata. Le mani alzate al liberatore. Lode, gloria, onore e benedizione a te, o Signore Gesù. Noi vogliamo lodare, benedire e glorificare te, Signore Gesù. Metti la tua lode sulla nostra bocca. Noi vogliamo lodarti, o Signore, benedirti e proclamare il tuo amore, proclamare la tua salvezza. Soltanto tu sei il Signore. Chi spera in te, chi ti ama, chi crede in te è salvo. Alleluia, alleluia, alleluia. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Grazie. C'è una parola del Signore, il Consolatore. Signore, adesso diamo inizio alle testimonianze, perché la salvezza è entrata in questa casa e perché tutti noi siamo figli di Abramo. Lodiamo il Signore. E cominciano le testimonianze così dal vivo, quello che noi abbiamo sentito, se qualcuno è stato toccato, liberato, se qualcuno è stato guarito, alzi la voce a Dio e glorifichi il Signore. E adesso vediamo un poco tutto ciò che è successo in sala, in chiesa questa mattina, poi il resto dopo. Chi ha ricevuto qualche illuminazione, qualche liberazione, chi ha ricevuto qualche scossone, chi ha ricevuto una parola di amore, di resipiscenza, di esortazione, chi ha ricevuto qualche rimorso dentro il proprio cuore, chi ha visto, chi ha udito, chi ha sentito, parli in questo momento.